Ragazzi, questa è la mia postazione da gaming. Anche oggi mi sono rotto le palle della mia postazione. Quindi mi è venuta un'idea. Ma se creassimo una postazione da gaming in una maniera in cui nessuno ha mai fatto? Ma se stavolta lo facessimo direttamente nella strada? Per prendere però le cose che veramente ci servono, dobbiamo fare una cosa che abbiamo fatto pure lo scorso episodio, ovvero rompere le palle a mio fratello. Antò, devo ancora usufruire delle tue cose. Ok ragazzi, stavolta noi useremo questa scrivania. Questa è la scrivania che usa mio fratello per giocare con la Nintendo Switch, come potete vedere, e con tutti i giochi che voi vedete qua sopra. Il piano è prendere questa scrivania e prendere soprattutto le altre cose che poi metteremo ovviamente nella scrivania da gaming. Un'altra cosa che volevo fare era pure prendere la sua sedia, che anche se non è che sia delle migliori, comunque è una sedia funzionale ed è quello che ci interessa in questo momento. Quindi se dobbiamo fare quella postazione in strada, questa ci servirà un casino. Dovremmo prendere doppie prese, fili e tante cose. Guardate mi raccomando il video fino alla fine, perché ragazzi vi stupirete per quello che sto creando. Veramente io mi sto preparando in una maniera assurda. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate like ovviamente. E fu così che iniziò il mio scouting per trovare i migliori oggetti per la postazione. Ma sappiate che dopo siamo andati pure dai cinesi e abbiamo fatto un botto di cose. E questi sono i primi. Questo è da prendere per forza. E questo e insieme a questo saranno altre cose che ci serviranno nella postazione. Quindi le mettiamo subito qui. Adesso ragazzi saliamo al piano di sopra, perché dobbiamo andare subito a prendere le prolunghe. Ok ragazzi, questi dovrebbero essere le prolunghe. E adesso ragazzi le dovremmo utilizzare per metterci in saccoccia e soprattutto portarle in strada. E ragazzi vi ricordo che se questo video fa 200 like, io vi ricordo di fare una postazione da gaming qua dentro ragazzi. Quindi mi raccomando, lasciate like e spaccate quel tasto. E questi si mettono in questo punto qua. Questo ragazzi è il nostro inventario, dove terremo tutto. Guarda che macio comunque ragazzi. E questa anche me la prendo io ragazzi. Questa ci servirà soprattutto per attaccare tutti i cavi necessari. E si mette anche questa qui. Questo non me lo ricordavo ragazzi. Questo è da usare. E questa è un'altra cosa che useremo in questo esatto momento. Però la mettiamo qua per ora. Un'altra cosa importantissima che dobbiamo prendere è assolutamente la PlayStation ragazzi. E oltre a quella ci abbiamo pure un PC portatile. Quindi facciamo in questa maniera e la stacchiamo completamente, ok? Questo ragazzi è un altro tesoro. E questo è un'altra cosa importante che andremo a prendere adesso. Ok, ce l'abbiamo. Facciamo così e la mettiamo direttamente qua sopra. E ci abbiamo qua la televisione. Un'altra cosa che andremo subito a prendere in questo esatto momento per decorazione è proprio questa roba qua della Play, ragazzi. Perché ci serve per fare un'atmosfera, capito? Dobbiamo creare qualcosa che nessuno ha mai creato. Non che in questo video non sia originale, però comunque ragazzi lo è. E scrivetemi qua sotto nei commenti quali altri tipi di postazioni dovrai fare. Abbiamo ragazzi la grande Play in mano. Mi sento un boss. E adesso dovremmo avere tutti i pezzi necessari per creare la postazione, almeno minimi, perché adesso dovremmo andare dai cinesi e comprare altre cose. Questa è la scrivania che prenderemo adesso. Ragazzi adesso è ora della parte più complicata, ovvero scendere tutte le cose, visto che io sto al terzo piano di un enorme castello incredibile ovviamente. Cioè è pazzesco. Comunque io direi subito prendiamola. Ok, è abbastanza leggera questa, proprio per questo l'ho scelta. Quindi adesso andiamo, magari la giriamo in questa maniera, ok, così almeno è meglio. E adesso ragazzi scendiamo direttamente e la mettiamo in macchina ragazzi. Adesso vado a fare un casino, faremo completamente un casino e ne sono più che certo. Ok ragazzi, siamo fuori e adesso è ora di metterla nella macchina. Quindi la mettiamo direttamente qua, ok, così. Perfetto ragazzi, ce l'abbiamo qua. Guardate, l'abbiamo scesa, adesso dobbiamo scendere le altre cose però. Ok ragazzi, già sto sudando, però adesso è ora di prendere quest'altra, che è una sedia da gaming super mega happy. La prendiamo e ora di andare ragazzi. Si vola verso il video oltre, forse come questa non è la miglior metodo per prenderla. Ok, ok ragazzi, adesso stiamo scendendo e direttamente andremo a metterla nella macchina.
ragazzi, come potete vedere qua abbiamo la prima parte della postazione da gaming. Soltanto che la postazione da gaming non verrà fatta qua, perché verrà fatta nella strada vera e propria. Ok ragazzi, questa dovrebbe essere una chiara rappresentazione della stanza da gaming che dovremmo fare in strada. Però ragazzi, questo non è il posto perfetto. Infatti adesso dovremmo andare in un posto ancora migliore di questo, proprio per fare questa grandissima cazzata. Ragazzi, siamo riusciti a mettere tutto in una macchina. Come potete vedere qua abbiamo un pochettino di cose che si intravedono. Ma adesso è ora di andare a comprare un pochettino di cose per rendere la nostra postazione da gaming sulla strada la postazione migliore di sempre. Ragazzi, stiamo andando subito dai cinesi perché dobbiamo andare a prendere le ultime cose. Ci sta accompagnando ovviamente il grande boss. Il boss, guardatelo, incredibile. Quindi ragazzi, adesso tra poco vedrete la postazione finita. Ragazzi, siamo arrivati ai cinesi, adesso è ora di prendere delle altre cose che ci serviranno per la postazione. Ok ragazzi, siamo qua dentro e adesso è ora di prenderci le cose che ci servono per la postazione. Questo ci servirà. Ragazzi, abbiamo comprato un botto di cose e adesso siamo pronti. Abbiamo preso questo bellissimo cavo, un cavo da 20 metri, delle strisce LED multicolor e ovviamente un nastro biadesivo. E questo è tutto l'occorrente che ci servirà per creare la migliore postazione da gaming nella storia di YouTube Italia. Allora ragazzi, ha raggiunti pure Nova, cioè una cosa incredibile davvero. Ok, allora qua abbiamo la sedia e adesso dobbiamo iniziare a creare questa gigantesca postazione da gaming. Io però ho un dubbio, scusami, se dovesse passare una macchina, che cavolo fai? Fra, non lo so nemmeno io, però è una cosa da provare, ok? Ma ti investono, cioè ti prendi, investono. Può essere, ok, però non lo sai, capito? E può essere, sì, ma secondo me non ne vale la pena rischiare. Ma va bene, facciamolo comunque. Vai. Abbiamo un bleccone che sta cercando di rimuovere una scrivania da gaming. Pazzo, sgravato. Allora Nova, che cosa pensi di questa roba? Io te lo ripeto un'altra volta, secondo me non si può fare. Ci metti che passa l'ambulanza col segnale quello là rosso che sta per morire una persona, tu come fai? Fa, non mi interessa nulla, guarda, dillo pure a Capri, non mi interessa pure Capri, guarda, sei andato Capri, guarda, non me ne frega nulla, sto pure Capri. Allora ragazzi, siamo pronti, questo è tutto quello che useremo oggi e adesso ragazzi è ora di creare la nostra postazione da gaming, che spero che dal vicinato non mi ammazzi, perché se succede non è una cosa buona. Ok ragazzi, qua questa cosa già non va bene, già sta passando la macchina. L'avevo detto. Capi, ok, ce la possiamo fare. Facciamola passare, ok, e poi vediamo un attimo il da farsi, sperando soltanto che non ne arrivino altro, vero? Ma io sto pensando ad una roba. Se questa cosa dovesse funzionare, sì. Ma perché non la diamo ad un senza tetto? Così che può giocare a Fortnite tutto il giorno. No. Oggi ragazzi scroccheremo pure la bellissima luce da questa bellissima casa. Ringraziamo benissimo lui, perfetto. Sì. Ragazzi, abbiamo un problema. Praticamente è successo che abbiamo un nastro biadesivo che fa praticamente sboccare. Infatti qua mio padre pure si sta mettendo qua a lavorare. Il problema è che qua sta succedendo tipo un botto di casino e non riusciamo praticamente. Ok ragazzi, come potete vedere qua abbiamo messo i LED e cambia colore, vediamo un attimino com'è. Guarda. Oddio. Ragazzi, abbiamo scoperto un piccolo problema, ma proprio piccolino, e ci sono i lavori e ci sono dei suoni che nel video non ci dovrebbero essere. Quindi per questo mi incazzerò con i lavoratori. Ragazzi, questa è la mia postazione da gaming. Adesso che avete visto la postazione da gaming, ragazzi, è ora di giocare a Fortnite. Come vi ho detto, ragazzi, era il mio obiettivo fin dall'inizio. Qui adesso io mi metterò subito a giocare a Fortnite. Forse questa è la postazione più difficile che abbia mai fatto, togliendo la maschera a bagno. E veramente io non mi aspettavo di creare una cosa così piccola, però funzionale allo stesso tempo. Ma adesso, ragazzi, la proveremo e vedremo quanti FPS faremo su Fortnite. E adesso si è proprio caricato. Ok, ragazzi, dobbiamo premere. Come potete vedere, funziona. Intanto qua passano macchine, ragazzi, quindi bisogna stare attenti. Passiamo macchina, quindi questa cosa non va affatto bene. Però adesso, ragazzi, spacchiamo tutto. Stiamo intasando la strada, però non ci interessa. Io guarda, Black, ti avverto che là c'è una macchina che sta per arrivare, quindi. C'è una macchina che sta per arrivare, questa cosa non è. Bro, ma se non ti vede, arriva a tutta velocità, bro, distrugge tutta la postazione. Fa tipo la Lamborghini, ragazzi. Fa tipo un bel incidente che è successo un po' di tempo fa. Ok, ragazzi, come potete vedere, qua si è aperto Fortnite. E adesso io direi che vi faccio una bellissima battle royale, ragazzi, perché effettivamente, ok, eccola qua, battaglia reale, singolo. E adesso, ragazzi, si vola nella mappa di Fortnite. Vi ricordo comunque, ragazzi, di andare nello shop di Fortnite e mettere il codice creatore Black nel negozio oggetti di Fortnite.
Ragazzi, contate che siamo nell'ora di cena, quindi ci sono un sacco di persone che passano. Qua, qua Black sta rischiando veramente tanto. Con quanti like chiediamo? Per un'altra postazione pazza. Almeno 200 like. Almeno 200 e dove la fai la prossima volta? Non si può dire. La prossima volta, ragazzi, la faremo. Scrivete qua sotto nei commenti, ragazzi. Magari date idea, ragazzi. Forse macchina. Ok, ragazzi, siamo su Fortnite. Come potete vedere, intanto abbiamo la nuovissima skin di Deadpool. E togliamo il fatto di quello, ragazzi. Stiamo giocando completamente su una postazione che è in mezzo a una cacchio di strada. Wow, con delle macchine che stanno arrivando. Davvero? Black, come facciamo non adesso? Non è una cosa buona, non cioè, è una cosa da una parte e dall'altra, Black, ti stanno... Allora, riesce? Come fa a riuscire, bro? Non penso. Ok, ragazzi, allora, togliendo la macchina che sta uscendo, ok? Adesso siamo da questo lato, ragazzi, e adesso ci metteremo subito a giocare la Fortnite. Come potete vedere, allora, intanto io qua, da Black, come sapete, io non so giocare, perché ragazzi, col PC sono abituato, capito? Però... dobbiamo fare qualcosa, ok? Allora io direi di scendere qua sotto. Non so in che punto siamo. Siamo a tanto tanti in una maniera assurda. Siamo dei broskies, siamo troppo forti. E ok, già c'è uno, quindi non vorrei farmi ammazzare subito. Questa cosa non mi andrebbe abbastanza bene. Ok, facciamo in questa maniera. E vediamo un attimo se riusciamo almeno a fare una kill, ragazzi. Voglio fare soltanto quello. Allora, dov'è questo qua? Questa qua non mi sta piacendo assolutamente. Oh no. Come un'altra macchina, fra, ma che... come cacchio per... siamo messi malissimo, fra, vedi, eh? No, questa cosa non va affatto bene. Però sento pure degli spari su Fortnite, questo non è... Oh, ne ho visto uno. Allora, dov'è? Aiuto. Dai, Siumico. Vai, un mostro. Dov'è questo malandrino? L'ho distrutto. Ma che pensi, Gabri, se tu stai vedendo questo video, sei una boia di merda. Ragazzi, ci abbiamo pure tutte le persone che passano. Questa cosa è forse la cosa più bella che abbia mai fatto su YouTube in questa mia vita, ragazzi. In una maniera assurda. Allora, ok, ragazzi, c'è un altro nemico in questo esatto momento. Oh, guarda, mi sta pure buildando. Dove cacchio è? Sto qua. Aiuto. Dov'è? Vieni qua. Madonna, ragazzi. Me lo so distrutto completamente. Nova, tu che cosa pensi? Nova? E io non so giocare a Fortnite, però l'hai distrutto, quello sicuramente. Per forza. Ragazzi, vi ricordo che se questo video va bene, potrei rimettere questa postazione qua nella strada. Però stavolta ci potremmo fare una bella live. Chi lo sa? Allora, ragazzi, abbiamo trovato due macchine. Non due macchine qua, ma due macchine là. Guarda, incredibile. Adesso, ragazzi, facciamo tipo un autoscontro. Non era nei piani. Però è scappata, questa cosa non va affatto bene. Tenendo quella, là, si vola tipo Matrix, ragazzi. Attenzione, fra. Effettivamente, sai, frate. E chiudi il canale, bro, perché muori. Cioè, esatto, quindi è l'ultimo video questo. Aiuto, aspetta. No, non ci credo. Hai fatto la Victory Royale? No. Come no? Non funziona così, Fortnite. Ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video. Come potete vedere, ragazzi, la postazione funziona benissimo. Come potete vedere, qua abbiamo tutti i Funko Pop. Ci abbiamo il piccolo di Minecraft. Ci abbiamo l'illuminazione, retroilluminazione gaming, quello che è. Un monitor Alexa, che non è stato utilizzato in tutto ciò. Alexa, come stai? Purtroppo non riesco a connettermi a internet. Non va bene, ok. Zitta! Frate, purtroppo il wifi della strada non è... Non è una cosa buona, ok. Ragazzi, però questa illuminazione non può essere soltanto fra chiaro. metti blu, anzi blu, okay, mettiamo blu, guarda. Tu sei rosso, fra, metti il rosso. Vai. Blu è il colore di Gabri, capito? Non va bene. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Ringrazio tutte le persone che sono qua dietro, che mi stanno supportando. E niente, ragazzi, Black è out anche per questa volta. Ciao, ragazzi.